Vi racconto storie di vita per scoprire così tanti e diversi punti di vista. Vi porto ad esplorare tesori abbandonati dove non manca mai un pizzico di avventura. Benvenuti nel mio mondo fatto di storie, dove curiosare tra personaggi, luoghi meravigliosi e segreti del passato. Mi chiamo Armando Di Marino, la mia attività lavorativa è stata guardiaparco della riserva naturale del Lago di Vico per circa 40 anni. La riserva del Lago di Vico è stata istituita nell'82. Proprio in quei giorni vidi un manifestino attaccato su un muro dove si parlava di un corso per guardiaparco. Non sapevo nemmeno che cosa fosse il guardiaparco, però mi interessava perché tra le materie di insegnamento, oltre all'ecologia, botanica, zoologia, c'era anche la fotografia. Quindi questa cosa mi incuriosì molto e partecipai a questo colloquio. Fortunatamente lo superai. Da lì c'è stata veramente una svolta nella mia vita. Tutto quello che io immaginavo nel passato, i vari concorsi che avevo fatto, l'ho proprio messi da parte. Piano piano che andavo avanti sentivo che qualcosa stava succedendo dentro me. Molti hanno paura della faggeta e del bosco, magari ci sono gli animali pericolosi, i lupi, le vipere. Sono tutte leggende perché non c'è veramente la conoscenza del bosco. Per questo va scoperto, magari ecco, con una guida che te lo illustra, te lo fa conoscere. È un luogo di pace. Certo, per chi vive in una città, magari ecco, può incutere anche un po' di timore questo bosco così buio, scuro, anche se siamo in pieno giorno. Il lavoro di guardiaparco io credo che sia unico perché prima di tutto è un lavoro che ti fa stare a contatto con la natura tutti i giorni, in tutte le stagioni, negli inverni freddi, le nevicate, le gelate oppure le estati torride. Siamo stati in pratica i primi guardiaparco a lavorare nel Lazio. E non è come il vigile urbano che viene affiancato da uno anziano che ti insegna il lavoro. Noi ci siamo dovuti inventare tutto. La figura del guardiaparco è poliedrica, complessa. La parte, diciamo, quella che a me è piaciuta meno, ma a cui ovviamente non mi sono sottratto, anzi, è quella della figura giuridica. Il guardiaparco, proprio guardia, è ovviamente per sopprimere gli abusi, la caccia abusiva, il controllo della pesca, il taglio di alberi, il fuoristrada. Poi c'è tutta la parte bella del guardiaparco, quella del monitoraggio degli animali, censimenti, accompagnare le università a fare le ricerche scientifiche, tante belle attività, e quella dell'educazione ambientale che poi è la quella che mi piace di più, che me la sento proprio dentro il cuore, con cui mi sono impegnato, ho studiato, ho fatto corsi di perfezionamento, sempre per migliorare la dinamica di comunicazione con i ragazzi. Ho visto che piano piano, cercando di studiare un linguaggio particolare, una modalità particolare di approccio con i bambini e con i ragazzi, riuscivo a catturare la loro attenzione.
riuscivo a coinvolgerli nell'attività, anche attività sensoriali, magari ecco, facendoli abbracciare un albero, facendoli annusare la terra, il profumo, e magari qualcun altro dopo tanti anni ti riconosce e ti chiama: Armando, ti ricordi quando ci portavi nel bosco? E allora in faccia ti si stampa un bel sorriso e quasi una lacrima inizia a scendere. Questo significa che quello che hai fatto l'hai fatto con passione, proprio per comunicare agli altri l'importanza di questo che abbiamo intorno. Comunicare il sentimento fortissimo, il legame intimo che negli anni ha instaurato con la sua natura e i suoi paesaggi. Parlare di Armando fotografo vuol dire raccontare soprattutto l'Armando guardiaparco, perché in fondo forse è stato proprio il lavoro a donargli quel punto di vista così particolare, quella capacità di catturare un istante e farlo vibrare sulle corde delle emozioni, note che suonano attraverso i colori, contrasti, giochi di luce e tramonti infuocati. Fin dall'inizio dell'attività come guardiaparco ho imbracciato la macchinetta fotografica per innanzitutto creare un archivio fotografico della riserva, quindi soprattutto ricordo fiori con il cavalletto, con lo spruzzetto di acqua per cercare di fare immagini più belle possibili. In pratica questa passione io me la sono sempre portata dietro, è stato diciamo uno strumento, oltre al binocolo, un mio strumento di lavoro per immortalare quell'albero, quella pianta, quell'uccello, quel fiore e soprattutto i fenomeni naturali, grandi nevicate, tramonti, albe, e da lì mi è presa la passione di fotografare i tramonti. Io vengo a passeggiare qui spesso, un bel sentiero che costeggia il lago, questo sentiero delle prove. Vi porto la macchina, diciamo se vedo qualcosa che mi piace, un controluce, magari delle canne o qualcosa di particolare, o una panchina, la fotografo. Mentre ci sono volte che studio la fotografia e devo aspettare anche mezz'ora, un'ora per farla, come ad esempio questo tronco, questo salice, che ha questa specie di pancia. Io ho aspettato che il sole scendesse fino giù all'orizzonte e ho studiato l'immagine fino a quel punto che il sole è come se l'albero si ritirasse indietro la pancia per far posto al sole. Ho iniziato a 11 anni forse, 11 o 12 anni, quando un amico di mio padre mi regalò una Kodak Instamatic, una macchinetta semplice. E a quei tempi i rullini costavano, anche lo sviluppo, bianco e nero ovviamente, e quindi ogni foto doveva essere precisa, perfetta, ben inquadrata. E questo modo di fotografare mi è rimasto ancora tutt'oggi, dopo aver studiato bene la foto, l'inquadratura corretta, immaginata, poi con la post-produzione cerco di saltare quelle sensazioni che in quel momento mi ha dato quell'albero, quel tramonto, quel raggio di sole, quella nube, e lo faccio proprio per trasmettere quello che ho dentro, le mie emozioni. Perché a volte le mie foto le elaboro talmente tanto che sembrano dipinti. Mi sarebbe piaciuto tanto dipingere, non sono capace. Riesco forse a farlo con la fotografia, modificandola, magari mettendoci un po' di grana, qualcosa, comunque un mio stile particolare. È sempre quello che uso di stile e che dà poi una caratterizzazione alle foto. È una testimonianza, diciamo, è congelare quell'attimo, irripetibile. Però per me la foto è comunicazione. Io con la foto comunico i miei stati d'animo,
le mie sensazioni, i miei sogni, i miei pensieri. Nella foto io non metto mai persone, perché mi immagino una natura incontaminata, in pratica dove la presenza dell'uomo non ha rovinato la natura, dove non l'ha calpestata, dove non l'ha infranta. E mi sembra che se io mettessi una figura umana all'interno della foto, parte delle mie emozioni scomparirebbero. Raccontare la sua storia mi ha insegnato la semplicità di riuscire ad emozionarsi per guardare il mondo con occhi pieni di meraviglia. Tutto quello che diventa speciale nasce proprio dalla semplicità, dalla nostra capacità di ascoltare la sua voce. È una connessione fortissima che ci permette di vibrare insieme a tutto ciò che ci circonda.